Torniamo a parlare di associazioni del territorio canavesano e ancora una volta di quelle che lavorano soprattutto per il bene delle persone nel quotidiano. Stiamo parlando in questo caso della Fidas Rivarolo, uno dei gruppi storici nell'ambito della donazione del sangue, un gruppo numeroso, un gruppo che fa sempre ogni anno dei numeri importanti e che anche nel periodo della pandemia non si è mai fermato, a dimostrazione che nel momento del bisogno i canavesani, in questo caso, sono sempre pronti a dare il loro apporto. A parlare di Fidas, a parlare di quello che è l'associazione e delle esperienze vissute, è il presidente Fabrizio Gallo. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Fabrizio, come ho anticipato, sono stati anni sicuramente difficili, non tanto per la mancanza di volontà da parte dei vostri soci, ma delle problematiche legate al Covid e quindi a tutte quelle che sono state le novità che erano legate alla donazione del sangue. Ci vuoi raccontare come la Fidas Rivarolo ha affrontato questo periodo e di come comunque avete continuato a dare il vostro apporto a quella che è una necessità importante come quella della richiesta di sacchi di sangue? Sì, allora devo dirti che effettivamente è stato inizialmente difficile. Poi grazie all'apporto comunque dei volontari che non hanno mai smesso un attimo di collaborare, ti dico che abbiamo fatto anche numeri importanti, i donatori si sono sempre resi disponibili e ci siamo sicuramente attrezzati, abbiamo cominciato a organizzarci con le prenotazioni, abbiamo acquistato un sanificatore che ai tempi era importantissimo, perché così riuscivamo a mantenere comunque i nostri locali sempre in modo corretto e piano piano, tramite il grande aiuto, come dico sempre, di alcuni nostri collaboratori, parlo ad esempio per quanto riguarda il sangue di Ezio Re, che è stato uno di quelli che veramente non ha mai smesso un attimo di fare la propria attività. Siamo andati avanti, ci siamo organizzati, abbiamo fatto anche in quel periodo lì, noi facciamo anche le donazioni di plasma, grazie all'apporto di Salvatore Silvestri e di Fervi da Pavan. Abbiamo continuato a fare attività e i numeri comunque alla fine non sono stati poi inferiori, anzi ti dico la verità che forse in quel periodo lì abbiamo anche superato i numeri, le nostre aspettative, diciamo. A dimostrazione quello che dicevamo prima, che donare sangue è importante, ma anche perché donare sangue fa bene sia a chi riceve ma anche a chi dona, e questo è un messaggio importante, fondamentale, che va trasmesso anche a chi eventualmente un giorno possa avvicinarsi a questo mondo e alla Fidas Rivarolo. Sì, sicuramente io vedo anche per quanto riguarda me stesso, donare il sangue, comunque fare una donazione, sai che alla fine di questo andrà ad aiutare comunque una persona in difficoltà, andrà ad aiutare qualcuno che ha bisogno e in questo caso magari riesce anche a salvare delle vite, che penso sia la cosa più bella e più importante che ci può essere. Hai sottolineato nel tuo intervento precedente il fatto che c'è una grande collaborazione anche tra la componente viva dell'associazione, quindi tante persone che si impegnano. Questo significa appunto che il lavoro di gruppo porta dei risultati di livello. Sì, guarda, io ti dico, ho nominato alcune persone, avrei da nominarne tantissime, perché il nostro direttivo, tra l'altro, che è stato rinnovato da poco, ha sempre dato il massimo e dietro ai nostri numeri, comunque dietro a quello che facciamo ogni mese, perché poi noi abbiamo una media di 3 donazioni al mese e quando abbiamo il plasma abbiamo anche la settimana del plasma, quindi è un'attività di volontariato, continuo a dire di volontariato, che
ti impegna, perché oltre a impegnarti quando c'è la donazione effettiva, ti impegna anche su tutto il resto. Abbiamo anche adesso abbiamo anche alcuni giovani che siamo riusciti a inserire, tipo Giacomo Meaglia o la nostra Sabrina anche, ci aiutano anche su tutta la parte informatica. Certo. E mandano ad esempio i messaggi a tutti i donatori, quindi segnalano le donazioni mensili, di modo che il donatore sia informato e possa comunque prenotarsi ai numeri che sono segnati. Via. Ora Fidas ha il passo coi tempi, perché effettivamente rispetto ad anni fa ci sono l'evoluzione delle cose, e anche sotto questo punto di vista la donazione in sé è quella, però effettivamente sotto il punto di vista anche di quello che è la donazione e la gestione degli appuntamenti sono cambiati e anche sono diventati molto più moderni. Questo a dimostrazione, a conferma che si continua a evolvere. Come ti dico, abbiamo dovuto gestirci in questo modo, abbiamo dovuto cercare di migliorare dal punto di vista informatico, perché era la cosa più importante. Una volta si viaggiava tanto col cartaceo, adesso si viaggia tanto con le mail, comunque certo. Con WhatsApp, con gli SMS, quindi abbiamo dovuto cercare di migliorare sotto quell'aspetto lì. E devo dirti che in questi ultimi anni, secondo me, abbiamo fatto un bel passo in avanti. Noi abbiamo tantissimi donatori, più di 1.000, 1.200, 1.300, una cosa del genere. Adesso non ti dico il numero esatto, e arriviamo a fare circa dalle 1.000 alle 1.100 donazioni annue, quindi sì, che sono un cospicuo certo. numero. Siamo, se non il gruppo, forse più, diciamo, della zona 2, siamo quello che comunque fa i numeri più importanti, insieme a altri gruppi che anche loro fanno diciamo anche numeri importanti. Logico, abbiamo dovuto anche fare, ad esempio abbiamo preso anche un computer nuovo, abbiamo cercato comunque di tenerci al passo con i tempi. In ultimo facciamo un appello, nel senso che la necessità di sangue quotidiana è altissima, perché mi raccontavano che anche solo per operazioni di un certo livello servono decine di sacche di sangue, quindi quando si parla, ne abbiamo raccolto 70 piuttosto 80, che a volte 100, a volte quelle bastano per un unico intervento. Quindi ti chiedo, Fabrizio, da presidente della Fidas di Varolo, un appello a tutti, perché ricordiamo che si dona a tutte le età. Sì, sicuramente è importantissimo, soprattutto per le persone che comunque non hanno problematiche particolari, donare sangue, perché comunque innanzitutto, come dico, ti fa stare bene anche come persona, perché sai che vai a aiutare comunque persone che hanno bisogno. E come dicevi tu, a volte fai una sola giornata, serve ad aiutare magari un solo intervento, e a volte neanche. Quindi molto importante sicuramente aumentare il parco donatorio, dico, sia per quanto riguarda noi qua a Rivarolo, il plasma e la donazione di sangue intero, e spero che comunque i nostri numeri aumentino sempre di più, e che i giovani vengano sensibilizzati un po' di più, perché noi fatichiamo sempre anche a trovare non solo donatori giovani, ma giovani che vogliono fare del volontariato, che vogliono partecipare a un'associazione che è attiva, perché un'associazione di volontariato attiva che possa comunque che possano darci comunque delle migliorie, perché un ricambio generazionale, un ricambio generazionale è importantissimo per noi, e quindi anche questo deve essere uno stimolo per andare avanti. E spero che la Fidas, così, di Rivarolo, tra 50 anni avrà sempre
i suoi rappresentanti importanti, come continua a dire Salvatore Silvestri, come Silvio Rostagno, come Fervi da Pavan, come Ezio Re, e forse poi sto dimenticando anche alcuni collaboratori tipo Aurelio, tipo Celestino, che comunque sono lì da molti anni e comunque danno un contributo sociale importante. Quindi con questo appello lanciato soprattutto ai giovani, che si avvicinino il più possibile non solo alla FIDAS ma al mondo della donazione e dell'associazionismo, ringraziamo ancora Fabrizio Gallo. Ricordiamo che la FIDAS quindi è a vostra disposizione, contattatela, perché come è anche ribadito il Presidente, ogni sacca di sangue è fondamentale per aiutare una vita umana.